Vai col riposino, mo, non parlerei subito con gli altri. Prima cosa facciamo riposo, vediamo se c'è qualcosa che sicuramente ci apparirà qualcosa nel sonno, qualche cagata. E poi continuiamo verso Baldur's Gate perché, regà, è ora di vederlo questo Baldur's Gate. Questo gate di Balduro qua, perché la città è ora di vederla Baldura, perché lascia accampamento, poi parleremo con tutti quanti. È ora di vederla perché, cavolo, quanto siamo a 90, quasi 100 puntate ormai, quasi 100 puntate. Chissà se diventerà più lungo di Divinity. Io non credo, perché Divinity, raga, voi potreste dire, ma Divinity ci facciamo presto ad arrivare a 100 puntate. È vero, ma è vera anche un'altra cosa. Divinity io lo cominciai a streamare, se voi avete seguito un po' il Let's Play, e le prime puntate non sono di 30 minuti come stiamo ormai seguendo da tempo, diciamo tra i 30 minuti, 45 minuti, un'ora, a volte dipende poi insomma dai riposi, dalle cose. Quelle di Divinity erano anche 3-4 ore. Quindi sono 180 puntate, di cui tante sono da serate intere praticamente. Quindi è veramente lungo. Divinity mi pare l'abbiamo finito in. Oh, è vero, c'era ancora sto fight da fare. La 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 la
magari. No. Cioè l'ho crittato, gli ho fatto zero danni. E l'ho anche mancato. Praticamente tutto completamente inutile. È vero, c'era il fight impossibile da fare. Porca paletta. E chi se lo dimentica sto fight? Vero, vero, vero. Vabbè, vediamo un attimo che riusciamo a combinare qua. Allora lei la metto qua, gli faccio fa. Uno. Beh, potrei quasi ammazzarlo questo qui. C'è il turno dopo di lei. Perché vorrei... Questo quando è che fa il turno? Dopo qua. Vabbè, no, disarmo pure questo. Non l'ho... Ma che cazzo, ma non si disarmano questi? Accianto intorpidisce una creatura vicina. Ogni creatura vicina, potente. Peccato, vabbè. Ma questo tirerà una freccia sull'oscura puzione. No, meno male, meno male. Hanno floppato anziché menare l'oscura puzione. L'oscuro puzzone, vediamo un po'. Il problema qui in realtà era principalmente la questione del fear e niente altro. Io qua gli faccio proprio questo, sai che c'è? Gli creo proprio il disagio più assoluto. Gioite, va. Divertitevi, colleghi, divertitevi. Doveva andare meglio, ma... Questo farebbe danno a tutti. Io la voglio provare questa, raga. Sapete che c'è? Mo la tiro proprio. Guarda lì che dannoni. Buono. E adesso me ne vado pure qua. E arrivederci. Questi prendono danno di ogni tipo. Guarda che botte che hanno preso, te. Oh, whatever floats your boat. Non so perché ha fatto questa mossa, ma ok. Questo raccoglie l'arma e non può fare niente. Si è curato di ben uno. Au. Au. Subisco l'abuso. Vaffanculo va però, eh.
Questi stanno combinati parecchio, ma... quasi schioppa. Oh, mamma. No, quanti attacchi fa? Oh, basta. 85 attacchi. Via uno. Mo cerchiamo di disarmare pure questo. Non ci si riesce, va bene. Gli ho fatto un danno, ok. Questo è praticamente morto. Basta ci tira una palletta di fuoco o qualcosa, è fatta. Avete rotto la minchia. Tanto quello c'ha 7 HP. È morto praticamente. Però a 2 sto. Easy. Easy, not even close. Allora, questo qua io penso che sia abbastanza gestibile. Vorrei levare questi due io se riuscissi. La faccio a colpirlo? No. Purtroppo no. Quindi... oh, però cavolo, questo qua cioè, c'ha 2 scudi di vita. Io dove mi posso allungare? Posso mettermi tipo in traiettoria qua, vediamo, perché voglio riuscire a colpire questo. Oh, hai rotto il cavo, Io te provo a uccidere da qua. Se ci riesco, bene. Se no, arrivederci. Vabbè, niente, non ci posso riuscire. Di conseguenza, la miglior cosa che io possa fare è menare questi così. Così li itto tutti quanti. E questo è morto. E poi diamo una bella curetta a lui, che però non lo possiamo curare. Glielo diamo all'oscura pulsione. Non ce lo possiamo fare perché manco lui. Vabbè, ce la diamo da solo. Allora. Ah, la nube, tra l'altro. Che dice? Allora, qua dice: crea la nube, puoi posizionare la nube ogni turno. Ok, come si fa? Ah, così. Beh, ah, che spettacolo. Allora, mo la riposiziono tipo qua. No. La potrei riposizionare qui, così costringo questo a muoversi. Però mi sa non me lo fa fare. Allora riposizioniamola, mettiamola qua. Quanto cacchio si muove sta? Ah, perché me devo muovere io. Vabbè, allora no, niente. Niente, niente, vabbè. ...15 danni gli ho fatto, l'ho lasciato veramente con mezzo HP a quello e niente. Vabbè. Questa mo farà il suo insulso turno, ecco, là mo fa il mega fia radaria. 3 HP, attenzione, Ben 3 HP, sono riuscito a fargli il fascino. Adesso è molto più easy, adesso che siamo... siamo un pochino più forti, leggermente più pesanti. Oh, meno male, vai, vai a menare il target completamente sbagliato, ragazzo. Vai, vai. Sì, sì. Vai, vai, vai. Vai, fai le cosine tue, va. Questa purtroppo non riusciamo a farla fuori. Questa è quella distruttissima. Sapete che c'è? Mo proviamo a fa... ah, ma vaffanculo, le balestre mi erano cadute. Ma porco due. Ok. E che vedevo di... mi do una curata. Dai. Che assoluto sbatti. Voi sapete una cosa che non ho capito? È perché diavolo questa spell non... cioè, me l'ha tolta per qualche motivo. L'altra volta ne avevamo fatto... allora, quelli livello 3 conviene. No, quelli livello 4. Dunque, uno era il ghoul e l'altro era il ghoul alato. Proviamo il ghoul normale.
Spazio insufficiente. Vediamo un po', lo creo qua. Vai, va. Godimento. Facciamo sto culo e vediamo che succede. Allora, quella l'abbiamo fatta secca. Ma manca questo. Io direi, vai. Potrei pure però fare una cosa del tipo tirare uno scoccino a questa e cercare di farla cascare. Che male non farebbe, eh? Però non ci siamo riusciti, vabbè. Però lei si può muovere. Invece deve rompere i coglioni. Eccola. Alla fine me l'ha sdraiato un personaggio. Ce l'ha fatta. Questa, vabbè, mena l'unico che non deve menare, come al solito. Vediamo sto cool che fa. Fa zero danni, ecco che fa. Mazza, oh. Ah, andiamo, no? In position. Intanto spostiamoci là. Vai, godi con le fiamme dell'inferno. Ah, devo tirar su tra l'altro pure l'oscura pulsione, se no è un po' un problemino qua, eh? Ma che fa? Ma dove va? Where do you go, go? Questa sta impisciatissima, non sa manco lei dove può andare ormai. E andiamo. Questo era un fight tostarello comunque, eh. Combattente. Vabbè, a parte questo lo mandiamo all'accampamento. Pure questo. Poi tutta sta roba qua. Cibo molto good che ci serve. Allora, 1, 2, 3, accampamento. Vai, vai, buono, buono. Ci hanno dato... Sopra penso ce ne abbiano pure altre. Allora, aspettate. Andiamo prima su di qua. Facciamo pure così, qua. Tanto. Tanto poi dobbiamo fare un altro riposo lungo, c'è poco da fare. Il fight impossibile alla fine è diventato molto molto possibile, devo dire. Ah, peraltro lui deve... Ok, ecco qua. Okay. Queste sono le robe importanti. Tappa scoperta. Ah, perché qui non avevamo mai... Come no? C'era... Ah, no, poi non c'eravamo più venuti, è vero. Allora, questa che c'ha? C'ha dei guanti. Puoi lanciare mano magica come azione bonus. Telecinesi. Belli. Allora, vediamo chi è che c'ha. Quando colpisci una creatura in attacco di mischia, impone una penalità per colpire tiri salvezza. Questa è buona, però. Questa diventa resistente ai danni contundenti. Pure questo è buono. Resistere a tutti i danni tranne a quelli psichici. Questi li posso sostituire. Alla fine non è che io abbia creato... Belli pure, ammazza. Che io abbia delle creature particolari evocate. Fai ciò che vi è stato chiesto. Fermate gli intrusi. Riprendete ciò che è mio. Altrimenti la punizione sarà severa. Per ordine della vostra regina. Un'armatura media.
Spada agli fianchi la mandiamo all'accampamento. L'armatura media la vediamo con lei, vediamo se ci può tornare utile, ma dubito fortemente. Che dice qua però? Ogni volta che supero un tiro salvezza è un incantesimo. Abbiamo la roba troppo good noi addosso per poter... Ma manco di sbattermi a vedere. Allora scendiamo di qua, poi dobbiamo fare un... Andiamo verso la... La situazione Balduro. Ah, la strada per Balduro è di qua. Ah, loro ci bloccavano la strada per Balduro. Ah, ok. Ci bloccavano la strada per Balduro. Allora, save the game. Prima cosa, save the game. Poi, ovviamente, torniamo giù. Ci facciamo un altro riposing house. Perché per forza, cioè, voglio andare a Balduro. Che sto tutto bello in ordine e sistemato. Non ci voglio andare sdrumato. Tanto di roba bene o male ce n'abbiamo. Poi a Balduro io penso potremo comprare cibo in quantità, no? Sì. Mi auguro. Se no è un po' un problema. Fino a qua ce l'abbiamo fatta. Per cui speriamo bene che si riesca poi anche prossimamente. Avrebbero dovuto fare il riposo lungo istantaneo pure, secondo me. Che è una cosa che, se vi ricordate, mi lamentavo tanto su Pathfinder, che era una rottura di coglioni assoluta. Vai. Catherick is defeated. The path ahead clear. You should be elated. The sight of the land you leave behind does nothing to alleviate your sorrow. Beh, te credo, non è che sia granché il posto che abbiamo lasciato, però era molto accattivante come era fatta tutta la zona. Disegnata molto, molto bene. Molto molto figo tutto quanto. Anche se non puoi essere visto mentre compi un atto criminale, qualcuno potrebbe sentirti. Nasconditi per ridurre il rumore delle tue azioni. Premi O per attivare la visuale tattica. Voi la usate, ragazzi? Io devo dire che tutte le volte che l'ho messa per sbaglio, premendo tasti a caso, non l'ho mai trovata più di tanto utile. Allora, forse in alcune aree, per magari quando ci sono degli ostacoli, può tornare utile, ma è molto molto situazionale, devo dire, almeno per quanto mi riguarda. Ma che fa questo maledetto animale? Ah, ma sta a Baldur's Gate lui, no? Non può essere. Sergeant, if you are here, I presume Mr. Gortacchio, che si veste tutto da pupazzo di Lineage 2 insieme a quell'altra amica sua. Sembra che ha appena fatto il 20 e si è riuscito a comprare solo gli stivali dell'armatura successiva. Guardatelo lì che c'ha gli stivali che non c'entrano un cazzo con il resto dell'armatura, con il resto del vestiario, spettacolare. If you kept your nerve. Mannaggia. Il suo edgelord mezzelfo non ha farmato abbastanza per fare anche il resto dell'armatura, ha comprato solo gli stivali. Ma lo prova a uccidere, no? Ok. Your plan is falling apart, lordling. Ah, ma è lei, ok. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Catherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we Orin give them a Dorian welcome. Possiamo girarla contro di lui, secondo me, in qualche modo. Mm.
Emmo? Cosa sta facendo l'oscura pulsione qua? Cos'è sto rumore strano? Io devo accendere la luce che sto diventando buiissimo piano piano qua. Non così forte, però non in faccia Beyond the proprio. Meglio campsite, the così. city waits in uneasy silence, one sleep away. Quelli sono i gates di Balduro. No, ma siamo proprio in città, noi siamo dentro Baldur's Gate. Tra l'altro mi chiedo una cosa, ragazzi. Io non ho mai finito Baldur's Gate 1 e 2. Abbiamo giocato in maniera abbastanza estensiva all'1, siamo arrivati, boh, non mi ricordo onestamente, perché giocavamo in parti e giocando in parti ti perdi un sacco la roba perché cazzeggi troppo. E ti soffermi poco sulle cose. Però immagino che Baldur's Gate, sicuramente, visto che è il nome dei precedenti due giochi, sia visitabile anche negli altri due precedenti. E con la cura assoluta che ha l'Arian nel fare tutto, cioè, bellissimo. Sto scorcio qua è stupendo. Cioè, onesto, stupendo. Sarà questo il gate? Per entrare in città sarà questo? Non lo so dove cavolo siamo noi, lo vediamo. Qua dice, la chiama Vedetta del Dragone, quindi sarà un altro posto. Mi voglio soffermare su sto scorcio e sulla meraviglia che ci potrebbe aver avuto chi magari è cresciuto con i primi Baldur's Gate da piccolo, no? Da ragazzo, l'ha giocati ed è arrivato poi alla tecnologia nuova e al poterla vedere in tre dimensioni e curata con dettaglio da parte degli studi Larian, con questa bellissima musica di sottofondo, tra l'altro, che è quasi emozionante nonostante io non l'abbia mai vista negli altri Balduro. Quindi spero che a voi abbia fatto un bel effetto, perché a me me l'ha fatto nonostante non abbia giocato quelli prima. Keep pushing. Cazzarola di ufa, perché c'ho i colleghi tutti uno staccato sull'altro? Beh, scendiamo qua, vediamo un po' sto posto. Non so perché gli altri stanno immobili. Let's move. Ah, è così, vabbè. Got to keep moving. Molto bella. Tra l'altro il pianoforte è uno degli strumenti. In realtà sono fighi tutti, per carità, però il Might find something useful. pianoforte è uno degli strumenti, almeno per quanto mi riguarda, tra i più belli che ci sono. Allora. Ok, vabbè, questo è l'accampamento, un po' particolare come è fatto sto accampamento, anche un po' grosso, devo dire, guarda lì. C'è una marea di spazio su sto accampamentone, questo è proprio l'accampamentone, final accampamentone. Allora, poi parleremo senz'altro con tutti quanti, ma abbiamo fatto praticamente una puntata di chiacchiere. Di conseguenza, io direi, facciamo sto riposo lungo e andiamocene a dormire. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of Infatti, come possiamo fare mindflayers. a controllare, cioè a Instead of being your combattere il coso fate quando to work basta che for the dà Astral l'ordine? Prison Boh. and the mysterious visitor inside of it? With her Quindi help, giusto, you've giusto il prisma uncovered the astrale plot ci for what tiene it really salvi a noi is. praticamente. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Perfetto.
Lady Shah sent you on this mission. Did she know that this is where it would lead? And when you complete it, what will you do then? Diventeremo noi il cervello. Their parasites and their religious delusions. Or will you use the power you gain for your own purposes? Ne stanno tante. Io ormai siamo diventati nemici di Shar. Vediamo che succede. Comunque ci sono ancora avanti, ci abbiamo una marea di roba da fare, proprio tanta. Tra l'altro vi dico una cosa interessante. Aspetta, no, sta succedendo una cosa pazza. Aspettatemi, che cazzo è? Perché c'ha la voce dell'assoluta in testa lei? Cacchio vogliono i Gitianchi? Ci stanno assalendo di notte i Gitianchi? Che cazzo vogliono? Bah, vabbè. Stavo pensando, dico, immaginatevi anziché quella cagata, che poi cagata, non si sa, l'avevano fatta la Cyberpunk un pochino come cosa, non si sa se lo riusciranno a fare o meno, poi alla fine, no? Parlo di Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Immaginate un Bloodlines 2 che ritornava ai fasti di Redemption, no? Quindi isometrico, eccetera. Fatto dalla Larian. Cioè, gioco di Vampire fatto alla Larian. Shut up and take my money. Sarebbe stato stupendo. Invece non ce lo hanno mai dato, purtroppo. Ah, calla, questo doveva schiattare. Ah, è un monaco questo. Mi ha dato tutti i pugni e tazzi. Ma vaffanculo. Oh. No, però ci devi pigliare, collega, li mortacci tua. Questo non è schiattato, va bene. Niente, che tocca fa. Io avrei voluto uccidere quell'altro, ma facciamo così. Ma vabbè, è invincibile sto coso, cos'è? Mo gli fa due danni magari. Ma l'ho scritta io sta scena, non ho capito. Ma vaffanculo. Tre Gitianchi dal nulla che devono rompere i coglioni. E poi sono venuti disperati completi a pugni. Oh mamma, ne arrivano altri. Ah, perché il portale va rotto. No, scappa e raggiungi il portale prima che l'assoluta prenda il controllo. Ah. Io stavo combattendo, raga. Che facciamo qua? Adesso devo scappare e raggiungere il portale. Quindi basta, lo fa lui, fine. O lo dobbiamo fare tutti? Ah, ok, era uno solo. Beh. Sì, ma l'avrei fatto prima, se no... Oh, è morto Ala, aspettate, no, cioè è morta la oscura pulsione, fermi tutti. Gitianchi non riescono a stare tranquilli un attimo, c'hanno mille problemi. C'hanno tutti i guai loro.
ma quelli sono turbo mega morti. Che palle, non posso fare riposo. No, lo posso fare riposo lungo. Cazzo, vabbè, però lui ce l'ho l'oscura pulsione. Ma posso usarlo come cadavere per tirare su un ghoul? No. Dove cazzo ce l'ho la spell per resuscitare la gente, porco due. Eccola. Ok, salviamo, diamo una curata a tutti e poi ripartiamo tranquilli, eh.